è una risposta, è così. Dai la parola per l'appello. Il comodato d'uso sì. della scuola di Casalmuovo è stato fatto. Isis Europa. Come dici? Isis Europa. E non me lo ricordo. Il comodato gratuito. Aggiungiamo. Vabbè, a memoria. No, ci stava il comodato che... Buongiorno a tutti, si procede all'appello. Grazie Presidente, buongiorno. Manfredi, assente. Abbagnale, presente. Andreozzi, presente. Bencivenga, presente. Borrelli, presente. Caiazzo Antonio, mi pare assente. Assente, vero? Cirillo Giuseppe, presente. Cirillo Vincenzo? Assente. Assente, grazie Presidente. Colella, presente, Del Prete, presente, Esposito Alaia, presente, Flocco, l'ho visto, presente, Gaudioso, l'ho visto prima, presente, Grimaldi, presente, Guangi, assente, Lo Sapio, cioè Lo Sapio, assente, Marrazzo, assente, Nocerino, assente, Pelliccia, presente, Pezzella, presente, Sabino, presente, Salierno, assente, vero? Sommese, l'ho visto, presente, Sorrentino, presente, Tito, assente. Presidente, sono presenti 16, assenti 9. La seduta è valida, passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Allora, le comunicazioni sono i seguenti prelievi dal fondo di riserva. Ah no, si precisa che al punto 21 dell'ordine del giorno dell'oggetto della proposta è riportato un mero errore materiale, l'importo di 7.350 anziché euro 350.000, così come previsto nel corpo della proposta. Poi si comunicano i seguenti prelievi dal fondo di riserva approvati dal sindaco metropolitano. Prelievo dal fondo di riserva della somma di euro 21.729 per finanziare il pagamento delle spese di giudizio derivante dalla sentenza numero 11.113/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, numero 238 del 5 novembre. Numero 248 14 novembre, autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva di euro 4.000 per spese di funzionamento della direzione amministrativa Scuole 2. 268 del 21 novembre, prelevamento dal fondo di riserva per il finanziamento dell'importo di euro 523,42 per lo stanziamento di capitoli di spesa per il pagamento di accertamenti tributari. E infine 269 del 21 novembre 2024, sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, sentenza numero 7017,
autorizzazione prelievo dal fondo di riserva di euro 3.910,76. Nominiamo scrutatori Pezzella, Del Prete, Alaia. Presidente, buongiorno. Posso avere l'opportunità di una comunicazione prima dell'inizio dei lavori? La parola al consigliere Sorrentino. Buongiorno Presidente e buongiorno a tutti i colleghi consiglieri. Come è noto, il mio sindaco, il sindaco di Poggiomarino, il 14 novembre del 2024 ha rassegnato le sue dimissioni volontarie e il 5 dicembre queste dimissioni diventeranno irrevocabili e pertanto questo è il mio ultimo consiglio come consigliere metropolitano. Questo importante lavoro che ho svolto fianco a fianco con l'onorevole Giovanni Menzorio e grazie soprattutto all'opportunità che mi hanno riservato 54 amministratori della provincia di Napoli, io ho avuto l'onore e il piacere di sedere tra i banchi di questa assise. Mi sono messo subito all'opera, visto le importanti deleghe al lavoro, al personale e ai lavori pubblici che il sindaco Manfredi ha voluto assegnarmi. In merito alla delega al lavoro e in merito alla delega al personale, appena insediato, insieme con il coordinatore dell'area, il dottor Antonio Lamberti, ci siamo dati subito un obiettivo principale, che è quello dell'efficientamento organizzativo dell'ente. Si sarebbe potuto raggiungere e migliorare solo passando attraverso tre step principali: il potenziamento del personale in organico, la valorizzazione del capitale umano e la razionalizzazione nell'assegnazione di compiti e funzioni. Per potenziare l'organico si è partiti da una definizione molto ambiziosa di un piano del fabbisogno del personale che via via abbiamo realizzato nel corso di questi ultimi tre anni. Sono state utilizzate tutte le modalità possibili di acquisizione di nuove unità, e cioè tramite concorso pubblico, tramite mobilità, scorrimento di graduatorie interne ed esterne. Senza però dimenticare l'importante lavoro che si è svolto con le progressioni verticali che da tanto mancavano in questo ente. Degna di nota, a mio parere, anche la stabilizzazione di oltre 100 unità di lavoratori socialmente utili con contratti part-time ma a tempo indeterminato. In definitiva possiamo dire che al 31 dicembre 2021 questo ente poteva contare su 652 lavoratori, mentre all'ultima stima fatta il 31 ottobre del 2024 questi sono diventati 925, e cioè in meno di tre anni questo ente può fare affidamento su quasi 300 lavoratori in più. Queste assunzioni sono state sostenute con la promozione di misure molte volte a migliorare il clima organizzativo interno, finalizzato al miglioramento dei rapporti con l'utenza e tutti gli stakeholders. Tali misure sono state raggiunte attraverso un ricorso alla diffusione del lavoro agile, l'introduzione di iniziative di welfare aziendale e la promozione della salute organizzativa, professionale e di genere. Tutte le azioni poste in campo sono state appositamente regolamentate nel rispetto delle linee guida del Ministero della Funzione Pubblica, e tali attività vengono periodicamente monitorate per garantire i miglioramenti dei servizi offerti. Motivo di orgoglio per questo ente è anche l'aver assicurato al personale dell'ente l'accesso a misure di welfare integrativo. E l'esempio chiave di questo è che già per tutto il 2024 e da poco è stato prorogato anche per tutto il 2025 il servizio di assistenza sanitaria integrata, sia per il comparto che per la direzione dell'ente. Questa città metropolitana ha avviato anche una serie di azioni tese alla valorizzazione del capitale umano, muovendosi su due direttrici: una interna, che è quella che si favoriva e si garantiva una costante formazione del personale, ma anche attraverso una collaborazione interistituzionale. Proprio in merito a quest'ultima direzione, nel corso del 2023 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa cosiddetto RIBA, la gestione strategica delle risorse umane per creare valore pubblico. L'obiettivo di tale iniziativa è quella di individuare una metodologia unitaria per la gestione integrata delle risorse umane, al fine di favorire l'evoluzione del mercato del lavoro e la possibilità di carriera all'interno della pubblica amministrazione. Tali azioni appena descritte hanno supportato il processo di ammodernamento della macchina amministrativa intrapresa da questo ente e formalizzato attraverso l'approvazione di una nuova organizzazione. Il nuovo impianto è stato certamente possibile con l'affetto delle politiche assunzionali in precedenza illustrate e che hanno conferito nuova linfa a questo ente.
Si è fatto tanto, si poteva fare sicuramente meglio e devo dire che c'è ancora tanto da fare, ma sono contento del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, per i quali ringrazio tutti gli attori che sono intervenuti in questi procedimenti, in special modo il dottor Lamberti, sempre puntuale e garbato nel ruolo di coordinatore d'area al personale. Sono orgoglioso di aver contribuito in modo fattivo all'istituzione del cartellone degli eventi metropolitani, che tanto è apprezzato da tutti gli amministratori locali perché consente loro di avere una boccata di ossigeno per la calendarizzazione di eventi culturali e ricreativi su tutti i territori della provincia. E appunto a breve ci troveremo a deliberare per la terza edizione di questo calendario. Devo dire che le cose sarebbero ancora tante da raccontare, perché comunque grazie alla delega anche ai lavori pubblici e con il costante coinvolgimento di tutti i consiglieri delegati ho avuto modo di dire la mia e poter essere incisivo su tante opere messe in atto, soprattutto nel campo delle scuole e delle strade. Ma mi fermo qui, mi fermo e vi ringrazio tutti, perché ognuno di voi avete contribuito alla mia ulteriore crescita personale e politica. Sono stati 3 anni molto intensi, durante i quali non ho mai fatto un'assenza in Consiglio metropolitano e non ho mai fatto un'assenza alle riunioni di maggioranza. Anni in cui ho ascoltato e letto molto e sempre e solo con un unico obiettivo, il benessere dei cittadini e il miglioramento dei comuni della provincia di Napoli. Grazie. La parola al consigliere Caudius. Io è chiaro che come capogruppo di Napoli Metropolitana non nascondo che spero ancora che entro il 5 dicembre il sindaco ci possa ripensare, altrimenti è chiaro che è l'ultima giornata, perché penso non solo Napoli Metropolitana, ma non solo la maggioranza, ma l'intero consiglio perde un elemento che ha dimostrato ancora oggi, fino all'ultimo, nonostante i problemi che ha in questo momento l'amministrazione, ma non il consigliere Felice Sorrentino, lui ancora oggi è presente qua, è stato fino all'ultimo presente in tutte le riunioni, riunioni di maggioranza, in tutte, sempre presente, quindi io saluto, spero, ripeto, spero che il sindaco ci possa ripensare, ma eventualmente saluto e mi ha fatto piacere conoscere il consigliere Sorrentino e abbiamo lavorato per 2 anni e mezzo, credo veramente bene, qualcosa di buono abbiamo fatto. Grazie consigliere. Ringrazio, la parola al consigliere Flocco. Grazie sindaco, buongiorno, buongiorno a tutti, saluto il segretario, il capo di gabinetto. Anche io come capogruppo del Movimento 5 Stelle mi associo alle parole del consigliere Dionigi. Ho avuto modo in questo scorcio di consigliatura di apprezzare le qualità del consigliere Felice Sorrentino. Anche questo suo gesto in aula oggi di annunciare che comunque non ci sarà un possibile ripensamento da parte del sindaco fa capire le qualità del consigliere Sorrentino. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di lavorare a stretto contatto con lui, sappiamo benissimo le sue capacità e io sono molto molto dispiaciuto che il Consiglio metropolitano e tutta la provincia di Napoli perda un elemento, anche se temporaneamente, perché sono sicuro che il consigliere Sorrentino avrà un futuro politico degno di nota, perché ripeto, io da piccolo amministratore della città di Napoli ho avuto modo di apprezzare le sue capacità e sono sicuro che ritornerà a sedere tra i banchi sia del Consiglio Comunale dove lui risiede, ma anche in istituti dove si possa candidare, perché effettivamente merita di essere un rappresentante del popolo. Quindi a nome del Movimento 5 Stelle gli auguro un futuro radioso e un in bocca al lupo per tutto. Lo merita e la comunità del Movimento 5 Stelle ti plaude. Grazie. La parola al consigliere Del Prete. Sì, buongiorno a tutti, in qualità di capogruppo dei progressisti e riformisti anche io non posso che associarmi alle parole dei colleghi che mi hanno preceduto e aggiungere che questo consiglio purtroppo dal 5, se non ci saranno
cambiamenti, perderà sicuramente in valori professionali, ma soprattutto in valori umani. Abbiamo avuto modo tutti di conoscere il consigliere Sorrentino, felice per noi che ormai siamo qui da più di qualche anno, e devo dire che non si è mai sottratto al confronto leale, serio, ad affrontare i problemi con il piglio di risolverli e non di crearne ulteriori. Quindi davvero noi ci auguriamo che di qui a qualche giorno possa cambiare qualcosa, ma ti auguriamo soprattutto e ti incitiamo a continuare in questo tuo percorso politico, perché hai dimostrato in questi anni di essere un bravo amministratore che sa ascoltare, che sa lavorare e che soprattutto che sa fare squadra. Grazie, Felice. La parola al consigliere Alaia. Buongiorno. Che dire, Felice, a prescindere dall'amicizia che ci lega, da tanti anni, so bene i sacrifici che tu hai fatto, tu e l'onorevole Menzorio, nell'essere candidato a Città Metropolitana e poi eletto, perché poi è difficile accettare una situazione del genere, visto che questa legge così squallida ci impone che determinate regole, perché poi secondo me uno che fa sacrifici per essere eletto, avendo qualche problemino che sicuramente voi risolverete, perché è una vicenda un poco strana, poco chiara, quindi più volte abbiamo parlato e te anche stamattina, io mi auguro che innanzitutto voi risolverete, non tu personalmente ma il sindaco, che secondo me merita tutto il rispetto del Consiglio Metropolitano. Io non posso fare altro che ringraziarti per il lavoro che tu hai svolto in Città Metropolitana, anche se qualche volta ci siamo scontrati su temi, però so bene il lavoro che tu hai fatto su tutto il territorio e mi dispiace tanto perché mi è rimasto solo a me su questo territorio, quindi sono rimasto io, sono io il sindaco Pelliccia dell'area nostra, quindi io non posso fare altro che ringraziarti di nuovo del tuo lavoro e spero di rincontrarci quanto prima in altre sedi, perché poi la politica divide ma l'amicizia rimane. Quindi io ringrazio te e l'onorevole Menzorio, persona per bene, e spero che a quanto prima almeno risolvete i problemi con il sindaco. Grazie e buon lavoro, sono felice. Chi è che chiede la parola? La parola al consigliere Pelliccia. No, solo per comunicarvi che oggi è mio onomastico. Non l'abbiamo notato, non sta niente di diverso. Diversamente da te sta arrivando. Grazie. Allora, prima di passare al punto successivo, volevo dire anche io due parole. Non ti nascondo, caro consigliere Sorrentino, che anche con il sindaco Manfredi mi ha pregato di portarti questo messaggio, perché chiamandolo per vedere se riusciva a partecipare stamattina a questo consiglio, lui oggi, come sappiamo tutti quanti, oltre all'incarico come presidente dell'ANCI, ma era già impegnato al San Carlo per quanto riguarda il problema di Terra dei Fuochi. E anche lui ti porta i suoi saluti, mi ha detto anche che ti chiamerà per confrontarsi con lui, perché stamattina non è una nota di commento, assolutamente. Oggi è una giornata straordinaria, tu nonostante quello che hai attraversato e stai attraversando la tua comunità, sei venuto qui stamattina ad approvare dei libri di una valenza importante, che questo è solo ed esclusivamente per tutti i territori dell'area metropolitana. La politica, come ha detto Alaia, ci unisce, ci divide, ma la politica non si ferma qui, si fa anche in altre sedi, non solo in questa sede di Città Metropolitana, anche in altre sedi. L'augurio che ti possiamo fare per quel valore umano che sei, anche politico, che tu possa avere successo, riscattarti da questa situazione che non ha coinvolto te direttamente, ma che possa avere il tuo futuro che meriti. Quindi veramente grazie per tutto quello che hai fatto per questa Città Metropolitana. Passiamo quindi al Presidente, punto. Volevo soltanto un attimo ringraziare tutti quanti voi per le belle parole e rinnovare ciò che ho detto prima a margine dei vostri interventi, che comunque ognuno di voi
tra i colleghi consiglieri, ma anche dirigenti e personale con i quali ho avuto a che fare, avete contribuito fortemente alla mia crescita e quindi rinnovo i ringraziamenti. Un applauso a Felice, va. Passiamo al punto successivo. Ratifica delibera del sindaco numero 231 del 31 ottobre 24, variazione di bilancio di previsione esercizio 2024 per un importo di 1.964.971 per adeguare gli stanziamenti al contributo straordinario per l'anno 2024 riconosciuto dalla città metropolitana di Napoli per l'attuazione di misure di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, ai sensi dell'articolo 3,1 del DL 25 marzo 97, in favore delle cooperative e dei lavori socialmente utili dell'area napoletana. Dottore Lamberti, vuole dire qualcosa rispetto a questa delibera? Buongiorno. È una delibera molto semplice di aggiustamento di contabile rispetto al finanziamento che ci è stato riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione delle cooperative socialmente utili. Prima che arrivi il finanziamento, la città metropolitana anticipa le somme per il funzionamento delle cooperative. Era stato stimato un costo di circa 14 milioni di euro e il finanziamento della Presidenza del Consiglio è di 16 milioni. Questa delibera aumenta lo stanziamento sia in entrata che in uscita, quindi assolutamente neutra. Posso, Presidente? La parola al consigliere Alaia. Dottor Lamberti, visto che si parla di queste cooperative che fanno un lavoro eccezionale, quasi niente, posso sapere queste cooperative che noi diamo questo contributo a cosa, diciamo, alla comunità nostra, a cosa possono essere utili, visto che ce li troviamo pure nelle nostre sale ad aggredirci durante qualche manifestazione che hanno fatto qua in città metropolitana? Giusto per, voglio capire un attimo, questi che mansioni hanno, cosa faranno e come noi diamo questi soldi, visto che secondo me sono soldi non spesi proprio bene, secondo me. Quindi lei ci fa un quadro un attimo di queste cooperative, a cosa servono a noi? Un attimo solo, questo in effetti facciamo fare una serie di interventi e poi dopo eventualmente il dottore Lamberti può relazionare. La parola al consigliere Andreozzi. Ecco qua. No, il consigliere Ayala fa confusione. Tra i disoccupati organizzati che abbiamo avuto come ospiti in città metropolitana e le cooperative storiche socialmente utili che abbiamo da oltre 40 anni che operano all'interno di città metropolitana e di decine e decine e decine di comuni della provincia di Napoli. No, sono impegnati in tutte quelle che sono le attività del taglio dell'erba in tutte le scuole, quasi tutte le scuole della provincia di Napoli, perché una volta erano 1200 se non erro, oggi ne sono meno di 100 unità, e nei giorni del venerdì, sabato e domenica pezzi di questi lavoratori operano sulla città di Napoli lavorando all'interno di tutti quelli che sono gli immobili della 219, anzi se vuoi ti porto a fare un sopralluogo venerdì mattina se sei disponibile, e loro da anni ovviamente lavorano all'interno di città metropolitana. Oggi ne sono diventati 97, a dir la verità c'è bisogno che la 452, la 366 ovviamente modifichi l'articolo 12 di questa norma affinché le cooperative possano dare ancora risposta occupazionale a tantissimi altri lavoratori, affinché
il servizio ovviamente che è gratuito per Città Metropolitana, perché il finanziamento è in carico e in capo direttamente alla Presidenza del Consiglio. Città Metropolitana non spende un euro per questi lavoratori, noi non facciamo altro che anticipare le risorse, gli stipendi che poi a fine anno, di volta in volta che si costruisce la finanziaria, vengono stabiliti, ovviamente stanziati fondi che Città Metropolitana e Comune di Napoli, che noi abbiamo due cooperative storiche, che è quella della Primavera 3 che operano all'interno di Città Metropolitana e la 25 giugno che opera all'interno dell'amministrazione comunale. A fine anno ci arrivano le risorse che noi anticipiamo come Città Metropolitana, e oggi questa delibera noi non facciamo altro che istituire un capitolo in entrata e in uscita per coprire il finanziamento, sarebbero gli stipendi che Città Metropolitana ha anticipato fino ad oggi. Pertanto questi lavoratori socialmente utili non sono lavoratori socialmente utili, sono lavoratori che lavorano quotidianamente tutti i giorni all'interno dell'ente, all'interno delle scuole della nostra Città Metropolitana. Ho finito. Ringraziamo il consigliere Andreozzi. Se non ci sono altri interventi, il Antonio Zuri Lamberti può rispondere alla domanda che ha formulato il consigliere Alaia. Sì, l'utilizzo della cooperativa fa parte di quello che sì, ha già detto. Sì, ha già chiarito il consigliere, ma l'utilizzo delle cooperative non è deciso da Città Metropolitana, ma deriva da una previsione normativa che risale all'87. In questa previsione normativa si cerca. Che? Non ho capito. Ah. Beh. Io mi aspettavo che arrivavano da Casal Nuovo. Ti abbiamo richiamato e lo hai fatto. Ma gli ordini di servizio chi le gestisce? Chi è? La Città Metropolitana, in base ad un programma di attività che è stato approvato. Questo programma prevede la manutenzione del verde nelle scuole, alcune opere trasloco interno agli uffici di Città Metropolitana, e in convenzione con i comuni della Città Metropolitana la manutenzione del verde pubblico, devo dire anche con un riscontro molto positivo, soprattutto in quest'ultima attività che vede impegnate le cooperative anche il sabato nei comuni della Città Metropolitana. Va bene, consigliere, può chiedere anche una bella relazione dettagliata di tutti gli interventi successivamente. Sì. Questi si tratta solo della variazione di bilancio, nell'atto tecnico lei può andare successivamente. Ma sicuramente, perché vabbè, visto che questi qua, come hanno descritto loro, lavorano così tanto, bisogna comprarci anche delle accappatoie, quindi visto che mi fanno un cronoprogramma delle scuole che hanno bisogno di tutta questa manutenzione, di tutto questo, poi io periodicamente vado a controllare come lavorano. È giusto, è nel suo ruolo. Perché le scuole stanno oggi con il verde, perché giro un po' le scuole, sono disastrate con il verde. Voi dici il contrario, quindi è un po' un contraddittorio, quindi bisogna controllare per bene. Controlliamo. Sempre, ovviamente sempre per piacere. Mettiamo a votazione il punto. Ah. Per dichiarazione del consigliere Pelliccia. Ma solo per annunciare il mio voto favorevole, ovviamente, a questo punto all'ordine del giorno, di far sentire la vicinanza di Forza Italia a questi lavoratori, a queste cooperative, a questi ragazzi che da troppo tempo vivono nel mondo del consigliere Flocco. Non mi fate manco regalo. Buon festeggio, non mi fate manco regalo e rompo pure scatole. Dicevo, far sentire la vicinanza di Forza Italia a questi lavoratori che vivono già da troppo tempo, da tantissimo tempo, una vita di lavoro precario. La sinistra si riempie la bocca
sempre e ad ogni manifestazione, in ogni modo, per dichiarare la loro vicinanza ai lavoratori in generale e a questi in particolare, però non c'è stato un atto, uno, a livello governativo che li abbia, ecco, qualificati e resi veramente... e resi veramente nobili nel lavoro che fanno, per cui ben vengano queste iniziative, ben vengano questi finanziamenti che ci danno la possibilità di mantenerli in campo. Voglio ricordare le ultime due cose. Una, non era nemmeno, era il 15 luglio del 2015, ero sindaco da 15 giorni nella mia città e avevo vinto un'elezione che non potevo vincere, aveva il sindaco uscente che era anche dipendente, se non sbaglio, di Città Metropolitana, che aveva il sindaco uscente che praticamente era contro di me, avevo tutti gli imprenditori, un mondo contro, vinsi l'elezione, il 15 luglio mi ero insediato 15 giorni, la mia prima delibera di giunta fu di far diventare tutti i lavoratori socialmente utili che avevo in capo al comune, dipendenti del comune di Casalnuovo di Napoli, mettendo a disposizione, fu la mia prima delibera. Seconda cosa che voglio ricordare, solo Forza Italia ha proposto in questi giorni, qualche settimana fa, un disegno di legge per far recuperare a tutti i lavoratori socialmente utili che nel tempo hanno lavorato tanto e che poi sono stati stabilizzati un po' di pensione, un po' di arretramenti rispetto ai contributi ovviamente non potuti versare per gli anni scorsi. Questo è il nostro impegno e anche su questo caso, anche nei confronti di queste cooperative, Forza Italia ci sarà vicino. Grazie. Ringraziamo il consigliere Pelliccio. Per dichiarazione di voto il consigliere Andreozzi. No, faccio gli auguri al consigliere Pelliccio, a dire la verità, per il suo onomastico. Auguri comunque, no, fa un po' di confusione, mi dispiace, diciamo, non voglio riprenderti perché, però questi lavoratori che noi stiamo discutendo oggi sono lavoratori a tempo pieno che vengono pagati dalle stesse cooperative e hanno un contratto Federambiente e hanno le 14 mensilità così come è previsto per contratto, pertanto non sono i lavoratori socialmente utili che lei diceva poc'anzi, sono lavoratori, sì, vengono chiamati socialmente utili perché stanno nelle cooperative storiche socialmente utili, ma sono lavoratori diciamo a tutti gli effetti di cooperative che si applica a un contratto collettivo nazionale e non sono precari. Ovviamente noi ci aspettiamo che il disegno di legge Gasparri arrivi in aula, però come lei ben sa sono, l'ha presentato se non erro quasi 26 mesi fa, ad oggi non è stato ancora calendarizzato in commissione. Noi, diciamo, considerate che lui in questo momento ha una carica importante all'interno del Parlamento, ci aspettiamo che, diciamo, il Senato, che cos'è? No, c'è una carica importante, Gaspar, no, c'è una carica importante, noi ci aspettiamo ovviamente, ce n'è diverse. Ci aspettiamo ovviamente che il governo metta all'ordine del giorno della Commissione il recupero dei contributi di tutti i lavoratori socialmente utili rispetto al decreto 31 del 1994, che non sono le cooperative storiche che stiamo discutendo stamattina. Ovviamente mi fa piacere che il consigliere Pelliccia vota questo documento perché è un documento importante, però ovviamente volevo fare un attimo di chiarezza, considerate che non sono i lavoratori socialmente utili storici del decreto 31. Ho finito. Va bene, per risposta, perché rispetto a te creato in mezzo. No, solo un minuto, faccio anche una premessa però, ringrazio finalmente, il consigliere Andreozzi che si è preso la briga di fare il suo compito che non ha fatto negli ultimi due anni di consigliere metropolitano, perché giustamente finalmente qualcuno che ha la delega spiega di che la delibera, perché fine, diciamo, nemmeno un consiglio fa, oppure nemmeno qualche punto precedente, no, non ce n'erano ancora, ma non c'è mai stato un consigliere delegato che abbia spiegato la delibera che portiamo qua in consiglio, per cui complimenti al consigliere Andreozzi che finalmente si prende la briga di spiegare l'ovvietà.
Io ho fatto solo un intervento generale di due livelli. Uno, ho detto voterò favorevolmente a questo punto all'ordine del giorno per pagare queste cooperative e per pagare i lavori socialmente utili. Ho preso spunto dai lavoratori socialmente utili per dare un poco qual è l'idea di Forza Italia rispetto a questi soggetti che vivono nel mondo, che hanno vissuto tanto tempo in un lavoro da precario. Andreozzi si è offeso e mi ha voluto spiegare e ha detto che sono andato in confusione. Io lo ringrazio, vorrà dire che mangerò un dolcino in più rispetto al fatto che mi abbia detto che non lo so, pure se non c'ho il diabete, diceva qualcun altro. Però ecco, per chiarezza mi alzo pure di nuovo in piedi, voglio dire solo ad Andreozzi: spero che questo compito di spiegare le delibere tu lo porti avanti, non è che mi abbiamo appresi alla prossima, già fai, chiamiamo il dirigente, vai a chiamare pure all'ultimo, diciamo, dipendente, l'ultimo inteso anche che c'è in sala, giusto per farlo parlare a lui e per non parlare tu. Quindi spero che tu questa verba che hai stamattina la porti avanti con concretezza. Due, ho solo segnalato che agli atti per il lavoratore socialmente utile c'è un disegno di legge Gasparri, che è solo capogruppo del gruppo di Forza Italia al Senato e non è né sottosegretario né presidente di qualche Camera né ministro della Repubblica, quindi non ha incarichi se non quelli di capogruppo. Ho solo spiegato che c'è agli atti del Parlamento nazionale l'unica iniziativa a favore un po' di questi diciamo lavoratori in generale. Questo è tutto. Poi la cooperativa lavora bene, io voterò favorevole, l'ho già detto prima, potrebbe già bastare questo. Voglio sapere invece con concretezza un solo atto reale fatto dalla sinistra in toto a favore dei lavoratori da quando governa, e sono 20 anni perché hanno sempre governato loro. Grazie. Allora mettiamo a votazione il punto. Chi è a favore del punto? All'unanimità dei presenti, anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Passiamo al punto successivo, punto numero 3. Delibera del sindaco, variazione di bilancio. Ok. Si propone una sospensione di 10 minuti per. Bravo. Mettiamo a votazione la proposta di sospensione. All'unanimità dei presenti.
Aspetta, mo fa scimpa. Si riprendono i lavori del consiglio, i consiglieri in aula. Seguiamo, volete procedere all'appello? Grazie. Ore 12.08. Alaia. Manfredi, assente. Abagnale, presente. Alaia. Andreozzi, presente. Bencivenga, presente. Bencivenga, vero? Borrelli, presente. Caiazzo, assente. Cirillo Giuseppe, presente. Cirillo Vincenzo, assente. Colella, presente. Del Prete, presente. Esposito Alaia. Eccolo qua. Grazie. Piacere. Presente. Flocco, presente. Gaudioso Dionigi, presente. Grimaldi, assente. Guangi, assente. Lo Sapio, assente. Marrazzo, assente. Marrazzo, presente. Nocerino, assente. Pelliccia, presente. Pezzella, presente. Sabino, presente. Salierno, assente. Sommese, presente. Sorrentino Felice, presente. Tito Giuseppe, assente. Presidente, sono presenti 16, assenti 9. Allora, si riprendono i lavori del Consiglio, dopo gli auguri al nostro caro amico Massimo. Passiamo al punto successivo. Variazione di bilancio per complessive euro 4.100.000 adottate in via d'urgenza, finalizzate all'erogazione di trasferimenti in conto capitale ai comuni costieri della città metropolitana di Napoli per interventi di messa in sicurezza delle coste. Se non ci sono interventi su questa, passiamo alla fase della votazione. Chi è a favore del punto? All'unanimità dei presenti, votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Poi ci sta sempre variazione di bilancio per complessivi 910.513 per l'intervento di messa in sicurezza e stabilizzazione del versante in località Palazzo a Mare, Punta Vivara, nel comune di Capri. Chi è a favore del punto?
all'unanimità dei presenti. Votiamo anche l'immediata esecutiva dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Punto numero 5. Variazione di bilancio per l'importo 1.866.000 per il finanziamento di interventi di difesa coste afferenti all'accordo quadro per la manutenzione dei costoni, degli arenili e dei manufatti per la difesa costiera lungo il litorale della città metropolitana di Napoli. Chi è a favore del punto? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Così come prima. Punto numero 6. Anzi, anche l'ente non c'è. Applicazione per l'avanzo libero per l'importo di €17.569.000 per il finanziamento di spese di investimento relative ad interventi su edifici scolastici di competenza della Direzione Tecnica Scuole 1. Variazione di bilancio in via di previsione, in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175. Pasquale, devi intervenire? La parola al consigliere Alaia. Stava fuori. Scusami Mimmo, perché cerchi l'ingegnere Gaudino? Quelli sono venuti preparati, come abbiamo, siamo rimasti prima con Andreozzi, no? La parola al consigliere Alaia. Mi ha abbandonato Pimmo. E poi intervenire pure di qua, così vedi tutto il consiglio. Pasquale, stiamo parlando del punto numero 6. Queste sono per la lontananza. Punto numero 6. 17.569. Ingegnere, perdonate, visto che lei è un novello della materia e adesso è arrivato alle scuole, lei ci può fare un excursus generale sullo stato dei luoghi delle nostre scuole, visto che diciamo ultimamente ho fatto qualche incontro con qualche scuola e ho visto una situazione abbastanza drammatica secondo il mio punto di vista, e nel vedere determinate scuole mi piange il cuore che dicono che Città Metropolitana è talmente attiva sulle scuole, ma io tutto questo attivismo di Città Metropolitana, visto che comunque secondo me abbiamo dei fondi importanti per aggiustare le scuole, secondo me ci vuole un cambio di rotta importante. Lei questo cambio di rotta importante ce lo garantisce o diciamo facciamo come il predecessore, che ho visto che le nostre scuole sono un colabrodo e si lamentano tutti i nostri dirigenti scolastici. Visto che lei diciamo non è uno sprovveduto, lei sicuramente ci darà questo input importante. Quindi io mi aspetto da lei e dai delegati ovviamente un cambio di rotta importante sulle nostre scuole di Città Metropolitana, che non sono poche. Grazie. Poi ovviamente farò l'altro intervento. Gli occhiali vorrei anche giù. Sì, dunque. Immagino che stiamo parlando della delibera 256. Sì, in sostanza per quanto riguarda le criticità dell'edilizia scolastica, penso che dovremmo fare un consiglio monotematico, perché le questioni sono talmente vaste e importanti che investono a tutti i livelli, proprio anche a livello di bilancio, naturalmente in primis a livello secondo me di bilancio l'amministrazione. Il tema principale è quello, naturalmente, è il doppio, quello su quale io sono stato investito, anche perché è una delle funzioni delle diciamo attività fondamentale del DUP, è quella della razionalizzazione dei fitti, ed è quella sulla quale già mi sto muovendo in prima fase in modo abbastanza determinato, poi naturalmente tutto il tema della sicurezza che ci sta venendo fuori in modo anche abbastanza puntuale in queste ore, in questi giorni, con una serie di visite ispettive da parte degli organi competenti che stanno mettendo in seria difficoltà, devo dire, anche l'andamento dei cantieri del PNRR. Quindi il tema è di una vastità enorme.
Ora, diciamo, rappresentarlo in due parole mi sembra anche fuori luogo in questa sede. Devo dire soltanto una cosa, da una prima ricognizione che ho potuto fare, abbiamo solo il 30% degli edifici scolastici che ha tutte le certificazioni di legge. Questo non significa che gli edifici scolastici debbano essere chiusi, questo diciamo lo devo premettere perché altrimenti diamo anche una cattiva informazione, però ci deve essere uno sforzo diciamo reale della pubblica amministrazione, intendo in senso lato, perché non è che con solo con i soldi di bilancio noi possiamo immaginare di coprire il diciamo questo buco, perché io ho stimato che ci vorrebbe addirittura 600 milioni di euro per mettere a norma tutti gli edifici scolastici, quindi bisogna ricorrere a tutte le fonti di finanziamento, non solo quelle ovviamente dell'avanzo di amministrazione, per coprire e per ripristinare le condizioni di sicurezza, almeno diciamo quelle che erano diciamo prossime al 60-70%, che era quella del 2017-2018. Io ricordo che nel 2017 ci fu una mia prima relazione che parlava di certificati di prevenzione incendi sulle scuole pari al 60%. Ora di certificati di prevenzione incendi sulle scuole ne abbiamo soltanto il 20%. Quindi c'è stato qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E questo, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto naturalmente della sicurezza. Quindi qui ci vuole proprio un investimento concreto. Ma purtroppo, devo dire, il secondo tema più serio, è quello, ancora più serio, devo dire, è quello relativo alla razionalizzazione dei fitti passivi. Perché, diciamo, è vero che possiamo immaginare di comprare qualche scuola perché magari è particolarmente, diciamo, ha un suo pregio particolare, perché abbiamo avuto, effettivamente ci sono dei fitti passivi che possono essere trasformati concretamente a scuole, ma la maggior parte dei nostri fitti passivi, ricordo a tutti, che sono delle civili abitazioni. Quindi è inimmaginabile che città metropolitana possa comprare una civile abitazione adattata a scuola, proprio, è una cosa proprio fuori dal mondo. Quindi il tema degli investimenti ricade automaticamente anche sulle nuove edificazioni, perché solo attraverso le nuove edificazioni, anche puntuali, attraverso una ricognizione, attraverso una razionalizzazione del nostro patrimonio immobiliare, scolastico naturalmente, perché accade spesso, e questo ne ho avuto diciamo testimonianza in questi giorni, che molti edifici, molte nostre scuole, attraverso un dimensionamento, una politica di dimensionamento dell'edilizia scolastica che va un attimino frenata, sono state trasformate in vere e proprie attività laboratoriali, cioè molte scuole con tutta questa sorta di nuove e diversificati indirizzi hanno diminuito le aule, hanno aumentato i laboratori e il nostro patrimonio scolastico si è andato perdendo. Uno in termini di sicurezza, perché significa chiaramente attraverso questa trasformazione in laboratorio significa rifare tutte le certificazioni. Quindi uno in termini di sicurezza. Due in termini di nostra disponibilità per le attività legate al recupero delle aule. Quindi c'è stato anche una sorta di incremento di fitti con questa programmazione che deve essere, ripeto, a mio giudizio rivista, partendo sulla effettiva analisi del fabbisogno di ogni scuola. Allora, mi rendo conto che insomma, non sono temi facili e delicati, però una riflessione che il Consiglio deve fare per i prossimi ovviamente finanziamenti, io ritengo sia utile per l'amministrazione. La parola al consigliere Alaia. Quindi diciamo il mio intervento non era proprio campato in aria, visto la sua diciamo relazione molto sintetica, però molto, molto concisa e molto precisa,
perché se noi parliamo che abbiamo solo il 30% delle agibilità sulle scuole è una cosa molto grave, e di investimenti sulle scuole, diciamo, in passato credo, almeno sulle carte, vedendo un po' le carte, sono stati fatti tanti interventi, però a quanto pare secondo me non sono serviti a niente. Quindi questi 17 milioni di euro, ingegnere, come inizio, a cosa servono questi nuovi questi 17 milioni di euro, visto che lei poi, diciamo, ha fatto una relazione abbastanza, ancora più drammatica di come l'ho vista io la cosa, perché poi si parla di fitti passivi, che è una cosa molto importante e molto grave, che secondo me questa amministrazione, come appena detto lei, bisogna dare un freno in modo veramente netto, a quanto pare, perché se noi sperperiamo tutti questi soldi per fitti passivi non possiamo mettere sulle scuole l'agibilità e fondi importanti per il ripristino delle nostre scuole. Quindi lei ci deve spiegare come inizio questi 17 milioni di euro a cosa servono, e secondo me questa amministrazione si deve organizzare per investimenti ancora più importanti e reperire fondi, perché a quanto pare questi 17 milioni di euro non servono neanche per fare i bagni per i disabili, a quanto pare, perché su parecchie scuole non hanno neanche i bagni per i disabili, perché facendo un giro per le scuole, nelle aule che ci stanno parecchi disabili, non sono organizzate per dare un servizio a queste persone. Correggimi se sbaglio, ingegnere. No, vabbè, questo ovviamente fa parte del grado di quello che ho detto prima, cioè nell'ambito delle certificazioni, chiaramente è anche compresa la certificazione per eliminare le barriere architettoniche. Ma quello che voglio precisare è che nella delibera di cui stiamo trattando io ho rappresentato tutti gli interventi che intenderei in prima fase, ripeto, effettuare. Sono quelli ovviamente in questo caso della città di Napoli, e vengono elencati tutti, cioè, se leggete la delibera è molto puntuale sull'argomento, e penso che sia, diciamo, io immagino anche il frutto di analisi che ho fatto veramente in questi neanche 60 giorni in cui ho ripreso l'attività dell'edilizia scolastica. Per dire il vero, sarà quello che mi propongo di fare anche sulle prossime delibere che sottoporrò al Consiglio, cioè più che parlare di accordi quadro in modo generico, vorrei che tutti i consiglieri prendessero consapevolezza degli interventi puntuali che si fanno con gli accordi quadro, perché anche il tema degli accordi quadro per me è un tema anche molto spinoso, perché spesso con gli accordi quadro si perde poi di vista la funzionalità degli edifici, e quindi automaticamente anche la tipologia di intervento, a cosa sono mirati e perché sono mirati in quella direzione anziché in un'altra direzione. Quindi averli già in una fase predittiva, cioè a monte, una sorta di screening degli interventi può essere utile, oltre che ai consiglieri, ma proprio anche ai tecnici che devono operare. In tal senso è proposta la delibera. La parola al consigliere Pelliccia. Pochi minuti, innanzitutto per augurare buon lavoro ufficialmente a Gaudino, che ha preso in carico questo nuovo compito, di fare i complimenti e i ringraziamenti a Pino De Angelis, che governava quest'area prima di lui, per esprimere il mio parere favorevole rispetto a questo punto all'ordine del giorno. Voglio sottolineare all'ingegnere Gaudino che necessita ovviamente in questo momento un cambio di passo. Io racconto sempre la storia che vivo, la vicenda che vivo da sindaco della città di Casalnuovo di Napoli. La vorrei ripetere per un minuto, giusto per metterla agli atti. Nel mio territorio c'è una struttura del comune di Casalnuovo di Napoli, una scuola, quindi le caratteristiche che sottolineava l'ingegnere Gaudino prima, che per metà io ho dato in comodato d'uso gratuito a Città Metropolitana, io come sindaco ho dato in Città Metropolitana
comodato d'uso gratuito affinché venisse allocato l'ISIS Europa. Nelle more dell'interlocuzione con la città metropolitana, ho liberato degli studenti delle scuole medie ed elementari l'altra metà di questa struttura per darla sempre in comodato d'uso a città metropolitana per intero. Quindi a fronte di uno spostamento di questi ragazzi avvenuto nel mese di giugno scorso, cioè a settembre hanno preso, i ragazzi sono andati in un'altra scuola che ho costruito apposta con i fondi PNR, in realtà ne sto costruendo due, ma questo poco interessa. Ho liberato tutta la struttura, allo stato dell'arte, a stamattina l'ISIS Europa che ha bisogno di aule per allargarsi ha una mezza struttura libera di fianco alla classe dove sta adesso e non viene occupata. Non viene occupata perché manca carteggio, manca il comodato d'uso gratuito, mi hanno garantito poc'anzi che di qui a breve andrà in giunta. Prima vicenda. Seconda vicenda, fu un annetto fa messo a bando un avviso per l'Istituto Matilde Serao affinché potesse usufruire di nuove aule nel territorio di Pomigliano e nei territori limitrofi. A questo avviso partecipò solo il Comune di Casalnuovo di Napoli, sottolineo solo il Comune di Casalnuovo, mettendo a disposizione addirittura un altro stabile, non quello di cui parlavo prima, sempre per fare in modo che la Matilde Serao potesse avere una scuola degna di questo nome nella città di Casalnuovo di Napoli. Quindi un'altra struttura disponibile, vi ho detto ne stavo costruendo due, una l'ho finita per cui ho risolto un problema, con quest'altra risolvo quest'altro problema. Quindi ho messo a disposizione della Matilde Serao un'altra struttura. Qualcuno mi ha detto no, ma la Matilde Serao deve andare, ha bisogno di aule che se le può prendere lì a Castello di Cisterna. Abbiamo verificato area di città metropolitana scuole, Comune di Casalnuovo e la stessa dirigente del Matilde Serao che il Matilde Serao ha bisogno non solo delle aule, delle 14 aule che può avere da città a Castello di Cisterna, ma ha bisogno anche dello stabile che il Comune di Casalnuovo di Napoli ha messo a disposizione ed è l'unico partecipante. Questa procedura tiene più di un anno e mezzo, non si è mai capito perché, non si è mai capito per come. Mi dicono che ci sono frizioni di altri sindaci, magari il Comune di Pomigliano che non è da, mi dicono tante chiacchiere che per me restano chiacchiere. C'è allo stato dell'arte uno stabile pronto, un altro stabile pronto da dare a città metropolitana per risolvere i problemi del Matilde Serao dopo aver risolto i problemi dell'ISIS Europa. Voglio dire, se questa non è buona amministrazione mi dite qual è la buona amministrazione? Cioè il Comune di Casalnuovo da due stabili, uno cioè metà già dato, l'altra metà più un altro sta per risolvere i problemi degli istituti superiori. Aspettiamo atti concreti dall'area. In più, e concludo, lo stesso Comune di Casalnuovo ha partecipato, ha dichiarato la disponibilità di mettere a disposizione un pezzo di un'area di terreno che purtroppo doveva far andare ad altre vicende, però causa contenziosa è diminuita, per cui non ho potuto soddisfare le esigenze del corpo dei vigili del fuoco. Ci avrei tenuto davvero di cuore a fare in modo che ci fossero lì le cosiddette esercitazioni del comando vigili del fuoco, per cui ha chiuso questo contenzioso. Abbiamo recuperato oltre 10.000 metri quadrati di terreno da dare a città metropolitana per far costruire un'altra scuola superiore nel comune di Casalnuovo di Napoli. Questo è tutto agli atti, c'è carteggio, è scritto, però ogni giorno purtroppo io rincorro la burocrazia. Poi qualcuno più appassionato di me dice i politici, la politica politicante, i mostro burocrate. Non lo so tutto quello che dici, ma io non gli voglio dare ragione. Sto parlando del quasi ex presidente della Regione Campania. Io non gli voglio dare ragione.
Io penso che invece ci siano dipendenti, li ho trovati a Città Metropolitana, li ho nel mio comune, che veramente superano tutti i lacci e i lacciuoli per fare in modo che le procedure vengano accelerate. Però allo stato dell'arte stiamo dicendo che nel mentre un comune mette a disposizione una mezza struttura, un'altra struttura ancora, un'altra struttura e un pezzo di terreno, sto ancora aspettando una delibera di giunta per un comodato d'uso gratuito di tutta l'area. Concludo. Ho messo agli atti tutto quello che è avvenuto in questi mesi, perché non vorrei influenze politiche di natura diversa di altri comuni che non hanno strutture, non mettono a disposizione, cara Bagnale, strutture loro, però vogliono sindacare poi la decisione di Città Metropolitana, se Città Metropolitana giustamente manda i ragazzi dove ci stanno le strutture. Ho voluto mettere questo a verbale perché non vorrei influenze. In ultimo, nonostante sia il mio nomastico, io sono abituato non a ricevere regali ma a farli regali, per cui dopo questo punto mi faccio il regalo, me ne vado. Vabbè. Ringraziamo il consigliere Pelliccia, se non ci sono la parola al consigliere Marrazzo. No, un brevissimo intervento, perché ho sentito la relazione dell'ingegnere Gaudino, è veramente preoccupante quello che è stato detto. Quindi io dico, innanzitutto bisogna dire sempre che c'è continuità amministrativa, quindi sia tra i vari dirigenti che si susseguono e sia nella politica, no? Amministrativa e politica. Nel momento in cui si dice che è colpa del dimensionamento scolastico se diminuiscono le aule e aumentano i laboratori, è una scelta politica. E io dico che è una scelta fatta bene. Per quale motivo? Perché con i laboratori significa che noi prepariamo i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro. Quindi non pensiamo alla didattica di 30 anni fa. Oggi la didattica è cambiata e quindi nel momento in cui, a seguito di audizioni fatte con gli ambiti e con gli istituti, c'è stata una scelta politica del delegato alla scuola di dare nuovi indirizzi, perché vuol dire che ci sono delle esigenze in quel territorio, anche se la nostra è una proposta, perché l'ultima parola aspetta sempre alla Regione, però è una scelta politica fatta e non si può sindacare. Così come per quanto riguarda gli accordi quadro, è vero che non si possono fare 10 accordi quadro, ma degli accordi quadro sono importanti, per esperienza ve lo dico. Io ricordo quando c'è stato nel 2017 il terremoto ad Ischia, noi grazie all'accordo quadro siamo riusciti ad aprire subito dopo qualche mese il Mattei e il liceo nell'immediato, quello di Laccamino. Quindi è un qualcosa che non si può dire ab origine che non ce n'è necessità, perché ce n'è necessità e lo si può utilizzare in momenti contingenti. Quindi io dico, questo bisogna fare attenzione. Poi ovviamente tutte le certificazioni antincendio, quelli sono indispensabili, è la prima cosa che si dovrebbe fare, e poi prevederne altre. Ovviamente il mio voto sarà favorevole, perché io dico, non bastano 17 milioni ma ce ne vorrebbero 170 milioni. Quindi è ovvio che è favorevole, grazie. Se non ci... La parola alla dottoressa Ilaria. Allora, io mi permetto di chiudere in sintesi. Questa ovviamente è una proposta che riguardava il consigliere Salierno, al momento non è presente perché impegnava il Consiglio Comunale di Afragola. Come diceva il dirigente Gaudino, la delibera riportava in maniera puntuale, meticolosa, accorta, la ripartizione di 17 milioni per area di intervento. C'è però qualcosa che vorrei dire, che l'ingegnere Gaudino sicuramente ha raccontato un dato che certo è conclamato, ma ce n'è anche un altro da cui tener conto. Credo, ovviamente sono consigliere metropolitano da pochi anni, non posso raccontare la storia di chi mi ha preceduta come consigliere metropolitano, come delega alla scuola o quello che è il panorama scolastico, ma che sotto la presidenza di Manfredi abbiamo comunque dato una grande spinta, raccontiamo comunque un capofila della Città Metropolitana di Napoli che ha candidato maggior scuole sul piano nazionale di ripresa e resilienza a livello nazionale, quindi un sindaco, il nostro, che è stato comunque un temerario da questo punto di vista e che sta salvaguardando degli obiettivi grazie a chi? Grazie a chi c'è dietro, quindi grazie a chi c'è il funzionario, il dirigente di oggi, il dirigente di ieri, il dirigente degli altri ieri, perché comunque ecco anche questo che è complicato anche per noi rincorrere questo panorama
di dirigenze, di funzionari che cambia in maniera continua. L'altro dato è, sì, uno scenario dei fitti passivi che va contenuto, ed è corretto, però è anche vero che se candidiamo tutti questi 200 milioni di euro di edilizia scolastica col Piano Nazionale di Sicurezza e Resilienza, noi in quel momento per i 3 anni dobbiamo delocalizzare i ragazzi altrove. E quindi ecco che ritorna il problema. Dove spostare i ragazzi? Rincorriamo di nuovo le opportunità delle aule, dei fitti passivi, di comuni e di territori che possono avere spazi aggiuntivi come possono averne deficienza. Un'isola di Ischia che magari non ce l'ha spazi aggiuntivi, o comuni limitrofi come quello di Casalnuovo che invece offrono delle opportunità. Io da delegato all'edilizia scolastica quota parte e alla programmazione scolastica sposo, e lo sa il consigliere Pelliccia, appieno l'opportunità che ha offerto ai territori, e quindi invito in quest'Aula veramente seriamente a dare seguito all'offerta, perché quando si dà la disponibilità di cedere in comodato uso gratuito una scuola, e vuol dire che bisogna avere una nuova visione, limitando quei fitti passivi e dando l'opportunità ai territori di crescere, perché magari ci sono altri territori, altri comuni come quello di Pomigliano o comunque quelli dove la scuola è insediata, che quell'opportunità non ce l'hanno. Una visione nuova, e dobbiamo averla, dobbiamo concederla, indipendentemente che il consigliere o meno siede in questi banchi e in questa assise. Quindi io voglio dire che si è fatto tanto, si dovrà fare ancora tanto, che la scuola richiede un impegno che deve essere lungimirante e trasversale, giusto consigliere Alaia? Non possiamo pensare di aver raggiunto l'obiettivo, dobbiamo sempre rinnovarci giorno dopo giorno, perché la scuola cambia e c'è rinnovamento. Poi c'è un'altra cosa, nel merito della delibera della programmazione scolastica, io voglio dare un dato. Io quando sono diventata consigliere mi hanno detto no, solitamente tutte le proposte che arrivano per un fatto politico le accogliamo e le caliamo in delibera. Io questa cosa non l'ho mai fatta, i consiglieri sanno che ho sempre guardato la documentazione in maniera certosina e ho fatto sempre un'analisi di quelle che sono il comprensorio delle scuole, e ne è un dato che nella delibera di programmazione scolastica c'era una richiesta sul mio territorio, a casa mia, San Antonio Abate, e io non l'ho calata in delibera. Questo perché una visione da consigliere metropolitano scevra dal fatto che sono anche il sindaco di un paese, rappresento un comprensorio di quel territorio. Quindi io veramente ci tengo che questa cosa non venga mai più detta, perché non è veritiera, e sono certa che d'ora in avanti con Pasquale, una persona che io stimo tantissimo e lo sa, una delle persone migliori che ho trovato da sindaco ma anche da consigliere metropolitano, potremo fare ancora tante cose, ma non puntando il dito verso chi ha preceduto o verso quello che è un sistema che sicuramente merita ancora tanta attenzione. Ma un consiglio comunale come questo, in cui abbiamo 200 milioni già di PNR, rimpinguiamo con l'avanzo per adeguare al meglio questi progetti e ancora lavoriamo su avanzo per manutenzione ordinaria e straordinaria, vuol dire che stiamo facendo tanto. Per quanto riguarda gli accordi quadro, voglio dire una parola. Ecco, perché per noi è difficile anche rincorrere a volte le proposte di delibera. È un dato che l'accordo quadro viene calato per una somma che è quella in cui ci immaginiamo che avrà un focus su determinate scuole. È vero anche che quando parte un accordo quadro possono essere accadere in itinere delle emergenze, che vanno in qualche modo, giusto, ingegnere Gaudino, a rivedere quello che è il principio che ha fatto, insomma, concordare quell'accordo quadro all'origine. Quindi è opportuno anche che i consiglieri sappiano su quale risorse investiamo, su quali territori, quali scuole, quali sono le esigenze, ma tengono conto anche che sono esigenze che nelle more e nel tempo possono cambiare e possono rivedere le priorità. Però ci teniamo che questa delibera venga strutturata al meglio e in questa visione. Grazie. Presidente, posso? Ok, la parola al consigliere Alaia. Condividendo Ilaria tutto quello che hai detto, perché poi a prescindere dalle questioni politiche, perché penso che sulla scuola bisogna accantonare un attimo i colori politici e fare il bene dei territori e soprattutto dei nostri figli, credo. Visto che noi siamo qua per collaborare su tutti i territori, anche a lei ingegnere, lei lo sa che io vengo a dare fastidio spesso, credo che noi ci dobbiamo confrontare più spesso soprattutto sulle scuole, Ilaria. E quindi questo tu visto che tu sei la nostra delegata, credo che hai un compito più difficile, perché poi mettere insieme tanti consiglieri in una sola riunione è molto difficile, visto che non facciamo funzionare bene le commissioni. Quindi secondo me anche noi come consiglieri dobbiamo lavorare un po' di più sulle scuole e non caricare sempre tutto sui dirigenti. Questa è la cosa che, allora, secondo me questa è la cosa più importante da fare, perché anche la politica deve avere il suo peso, perché non possiamo più accettare
che anche la parte dirigenziale faccia la parte politica, secondo il mio modo di vedere. Quindi oggi che è un consiglio metropolitano molto importante, perché si parla di scuole e noi andiamo a votare, e io voterò tutto favorevolmente sulle scuole, perché è da pazzi non votare tutte le delibere sulla scuola. Allora ti esorto anche al nostro oggi attuale, cioè il vice sindaco Cirillo e tutte le parti politiche, che noi ci dobbiamo confrontare periodicamente sulle scuole, ma anche scontrandoci sulle scuole, perché ognuno può avere una visione diversa su certi territori. Però oggi che abbiamo un compito molto molto importante, perché le nostre scuole in area sono disastrate veramente e bisogna metterle a posto, ingegnere, perché abbiamo sollevato un problema importante dei fitti passivi, sugli accordi quadro. Quindi oggi ci deve essere una collaborazione fra tutte le parti politiche e dirigenziali, perché secondo me fino ad oggi ha contato poco la politica e tanto i dirigenti. Quindi Ilaria, facciamo contare un po' di più la politica e soprattutto rispettiamo i dirigenti che lavorano tutti i giorni, e soprattutto l'ingegnere Gaudino, che comunque è un dirigente da serie A, da eccellenze metropolitane, e che quindi noi ricaricheremo di nuovo di tanto lavoro. Però ovviamente, ingegnere, quando noi veniamo a colloquiare con lei non è che ci dice una cosa e poi ne facciamo un'altra, quindi portiamo sempre quella linea e cerchiamo di fare il bene delle nostre scuole. Quindi il mio voto sarà favorevole su queste delibere e su tutte le altre delibere che sono inerenti per quanto riguarda le scuole, quindi faccio anche la dichiarazione di voto di tutte le altre delibere. Grazie. Bravo. Ok, grazie. Chi è che chiede la parola? La consigliera Marianna Salerno. Buongiorno a tutti. Chiedo scusa, ma avevo un consiglio comunale da Fragola, c'era un'istanza a mia firma, per cui ho avuto, diciamo, la necessità di dover presenziare parte di quel consiglio. Io ho seguito i lavori tramite lo streaming e ho seguito un po' quelli che erano sia le problematiche avanzate dall'ingegnere Gaudino, delle quali ne avevamo già ampiamente parlato, fatto una ricognizione inizio del conferimento del suo incarico, e ovviamente non posso non condividere le preoccupazioni, ma anche come la stessa consigliera Bagnale riferiva, ovviamente ci sono delle emergenze, delle urgenze che talvolta non consentono una previsione in qualche modo proiettata nel futuro. Ci sta tanto lavoro alla base, io mi approccio, ormai festeggio il primo anno in veste di delegata che condivido con la collega Abbagnale, e mi sono resa conto effettivamente della difficoltà di approcciare con le scuole, ma soprattutto perché ognuna è portatore di tante criticità, ma soprattutto di tante sfaccettature diverse. Quindi non è un problema di presenza o meno del politico, sono delle contingenze obiettive che la scuola ti consegna e che dobbiamo purtroppo ottemperare. Io condivido effettivamente quello che è il dato dell'ottimizzazione dei fitti passivi, perché effettivamente ci rendiamo conto pure che ci sono, dove c'è un fitto passivo c'è un problema di aule, che magari mancanza di aule, ma anche di problema di una struttura che non è adeguata più. Cioè, specialmente il problema della città di Napoli, noi ci troviamo degli edifici dove, per quanto bellissimi dal punto di vista storici e dal punto di vista anche di bene da salvaguardare, ma probabilmente non sono più adatte a quelle che sono le esigenze oggi della platea scolastica e di quello che oggi è l'offerta formativa. Quindi dovremmo ragionare anche nell'ottica di, va bene, riduciamo i fitti passivi, ma anche nell'ottica della quale che noi dobbiamo avere la possibilità di offrire delle strutture che siano corrispondenti ai termini. E questo, ripeto, è un problema trasversale, non è un problema
perché dobbiamo viverlo da un punto di vista, diciamo, in base a quelli che sono i colori, ma da veramente a quello che è una lettura obiettiva di quelle che sono le esigenze. Vanno assolutamente gestite quelle che sono le problematiche della scuola, ma anche da quello che viene dalla scuola, perché noi spesso ci siamo trovati, e sentivo bene prima l'ingegnere Gaudino quando parlava del problema dei laboratori. Va bene adeguare i laboratori al nuovo indirizzo scolastico, ma noi ci troviamo privati dall'oggi a domani di aule e di tanti, di canti corollari, che noi però siamo ente proprietario di cui dobbiamo farci carico, e dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista di responsabilità. E questo è un altro, diciamo, tema che dovremo poi affrontare. Quindi io ovviamente l'ha presentato il punto l'ingegnere Gaudino, ovviamente mi riporta a quelle che sono le sue puntuali descrizioni, e sposo anche quella che è l'idea di un consiglio comunale ad hoc, magari proprio per mettere in campo quelle che sono tutte le problematiche, e quindi poi trovare dei correttivi. Grazie e scusate ancora per il ritardo. Grazie alla consigliera Salerno. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto? Unanimità dei presenti. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Ciao. Passiamo al punto successivo. Si allontana il consigliere Pelliccia. Trasferimento di risorse ai comuni del territorio metropolitano per interventi di realizzazione e ammodernamento dei luoghi della cultura. Variazione di euro 20 milioni di euro. Chi è a favore del punto? All'unanimità dei presenti. Modalità esecutiva dell'atto, come prima. Applicazione dell'avanzo libero per euro 1.280.000 per integrazione e finanziamento di 7 interventi finanziati dall'Unione Europea, direzione tecnica scuole 1. Se non ci sono interventi, la parola alla consigliera Abbagnale. No, un chiarimento veloce, perché Alaia ci tiene, lo facciamo velocissimo. Allora, l'impegno in avanzo di questo 1.280.000 euro è relativo al fatto che sui finanziamenti PNR finanziati dall'Unione Europea Next Generation, sapete che sono state apportate delle variazioni contrattuali per dare l'opportunità di implementare le funzionalità degli immobili scolastici e per raggiungere quelli che erano i target del PNR. Ovviamente questa opportunità è offerta dall'articolo 106,1 lettera A, e come sappiamo il Ministero ha ben chiarito che non si dà l'opportunità di apportare queste modifiche contrattuali sfruttando l'economia di gara. Forte di questa considerazione, l'unica opportunità per implementare le condizioni contrattuali della progettazione è di, insomma, supportare noi con l'avanzo libero di amministrazione. E quindi l'impegno di questo 1.280.000 euro andrà sulle scuole. Lavori di manutenzione straordinaria per il Rosmini in Palma Campania, manutenzione straordinaria e adeguamento della succursale dei Medici in Ottaviano, lavori di manutenzione straordinaria sul Virgilio a Pozzuoli, lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento al Pertini in Afragora, nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente alle palestre sul Ferrari San Marigliano e sul Niglio a Frattamaggiore, e nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre, infine anche sul Munari, la succursale in Castello di Cisterna, per un totale di 1.280.452 euro. Prego, Presidente. Grazie. Se non ci sono interventi, la parola consigliere Alaia. Quindi, Presidente, praticamente se noi non mettiamo questo nostro avanzo di amministrazione, non possiamo, diciamo, più accedere a questi finanziamenti. Non possiamo apportare modifiche contrattuali ai progetti già candidati col PNR e finanziati, perché le economie di gara danno l'opportunità soltanto di apportare delle varianti, giusto dirigente Gaudino, ma non danno l'opportunità di modificare la progettualità. Grande, al fine di apportare una miglioria. Ingegnere, scusate, ma poi in tutto questo che noi applichiamo il nostro avanzo di amministrazione, ma poi in eventuali lavori straordinari, anche su questo noi dobbiamo applicare l'avanzo di amministrazione? Cioè vado un po' più avanti, diciamo, con le... No, in generale, chiaramente sui lavori di manutenzione straordinaria il Consiglio sempre che si esprime con il proprio avanzo. Questo in particolare, come ha detto giustamente la consigliera Bagnale, sono, diciamo, delle integrazioni progettuali previste già in capitolato, però devo dire. Sì, lo so. Quindi a monte, che spingono a fare degli interventi migliorativi, che però, ribadisco, non sono finanziati
all'interno del, diciamo, del PNRR, che prevede soltanto varianti per eventi imprevisti e imprevedibili. Quindi noi andiamo oggi a finanziare quelle eventuali varianti migliorative con questo, diciamo, con questi fondi di bilancio che sono, si sono riscontrate necessarie in corso di lavorazioni. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto? All'unanimità dei presenti. Immediata esecutività dell'atto, come prima. Raffaele, sento più a te che allora. Poi, punto successivo. Applicazione dell'avanzo di per 1.881.000 euro per il finanziamento dei lavori di completamento di un istituto scolastico di istruzione secondaria in Volla, di competenza della direzione scuole 1. La parola alla consigliera Bagnale. Sempre in maniera subitiva e veloce. Allora, relativamente a questo impegno di 1.881.553, in realtà è relativo a una storia un po' raccontata che viene da lontano. Nel 2015 la città metropolitana di Napoli ha ricevuto in comodato d'uso gratuito un piazzamento terriero dal comune di Volla per realizzare una sede succursale dell'Istituto San Giacomo, dell'Istituto di Giacomo. All'epoca furono anche appaltati i lavori, furono affidati ad una ditta, la ditta però è stata negligente nel rispettare il cronoprogramma, probabilmente perché ha subito, se non erro, un fallimento. Da lì, ecco, i lavori sono andati in fase di stallo, non c'è stata l'opportunità di far scorrere per graduatoria la ditta successiva e in questo momento noi ricogliamo l'opportunità con questo 1.880.000 euro di completare i lavori. Ovviamente i lavori sono fermi allo stallo di cui erano in quella data, ma sicuramente vanno anche adeguati ai maggiori costi calati nella realtà attuale. Quindi si chiede l'impegno dell'avanzo libero affinché si abbia l'opportunità di completare quest'opera sul territorio di Volla e della sede succursale del Di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio. Ilaria, allora io mi domando e mi chiedo come mai possono ancora succedere queste cose, visto che noi abbiamo non solo il problema di Volla, ma anche su problemi su altri comuni su queste cose, perché non è che poi noi dobbiamo progettare e poi facciamo tutte opere incompiute e poi triplichiamo i costi, perché mi sembra una cosa abbastanza grave che dal 2015 ingegneri siamo al 2025, sono passati 10 anni e quella struttura non viene finita. Quindi cioè, con questo avanzo di amministrazione noi riusciamo realmente a finire questa scuola e a metterla a regime per quanto riguarda nuove strutture e nuovi alunni da mettere dentro? Perché poi questa è la domanda: noi mettiamo questi soldi di città metropolitana per finire questa struttura, ma poi è agibile? Non è agibile, o poi dobbiamo rimettere mano al nostro portafoglio per mettere altri soldi per far sì che poi questa scuola si rifinisse, cioè si rifinisca dopo altri 10 anni, perché questo è un altro sperpero secondo me. Cosa che già è successa pure con la cittadella di Pomigliano, che credo che tu hai ripreso. Non so se devo. Allora, per quanto riguarda questo cantiere, ora noi ci troviamo di fronte a un cantiere che ancora ha un'area che ci è stata data dal comune all'interno di un edificio scolastico di proprietà del comune, in cui abbiamo praticamente lo scheletro, cioè la parte esclusivamente delle strutture. Quindi, diciamo, non completare quest'opera, oltre oggettivamente a una grossa disfunzione dal punto di vista dell'attività didattica che stiamo creando sul territorio, risulterebbe un'opera incompiuta a tutti gli effetti. Quindi conviene, secondo me, per città metropolitana non solo completare l'opera con il relativo adeguamento, atteso che peraltro l'impresa precedente ha avuto la risoluzione contrattuale, quindi non esiste più, quindi dobbiamo necessariamente riprendere con un nuovo appalto per contrattualizzare e completare finalmente quest'opera. È un fatto assolutamente necessario.
proprio al discorso della ristrutturazione contrattuale con la vecchia impresa che ha avuto circa 2-3 anni di contenzioso, insomma non è stata un'esperienza proprio facile, forse il contenzioso, devo dire, non è ancora risolto. Quindi solo per comprendere, perché l'appalto iniziale, che è del 2019, di 1.185.000, era per la costruzione di questo nuovo stabile su un terreno che il Comune di Volla ci aveva dato. Perfetto. Oggi noi stiamo rimpinguando con 1.881.000, quindi una volta e mezzo l'importo iniziale dell'appalto. Quindi riguarda solo l'ultima azione di quella struttura o riguardano lavori aggiuntivi? Perché se riguardano lavori aggiuntivi ha un senso, ma se riguardano solo quel completamento, qua mi preoccuperei, ingegnere. Io sono preoccupato quanto lei, consigliere, perché oggettivamente mi fa pensare che probabilmente c'era qualche carenza progettuale questa cosa, però insomma la devo approfondire. Solo una cosa, cioè riguarda solo il completamento o riguardano anche opere aggiuntive? Completamento. Ok, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, si astiene solo il consigliere Marrazzo. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Chi si astiene? Come prima. Passiamo al punto successivo. Ha già perso il punto. Qual è? Punto 10. Variazione di bilancio con l'applicazione dell'avanzo per complessivi euro 7.285,21 per spese di investimento relativa all'acquisto di una porzione di terreno sito nel comune di Frattamaggiore. Ok, chi è a favore del punto? All'unanimità dei presenti, votiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore? Come prima. Chiama. Ok, passiamo al punto successivo. Applicazione dell'avanzo per euro 5.775.485 per il finanziamento di spese di investimento relative agli interventi su edifici scolastici di competenza della direzione tecnica 2. La parola alla consigliera Bagnale. Sempre un accordo quadro. Sono accordi quadro. Allora, accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici negli edifici di competenza della direzione tecnica scuola 2 per 600.000 euro, manutenzione straordinaria degli edifici della città di Napoli, lotto 1 per 800.000 euro e lotto 2 per altri 800.000 euro. Ancora, manutenzione straordinaria e impermeabilizzazione degli edifici scolastici lotto 2A di competenza della direzione tecnica scuola 2, 220.000 euro. Accordo quadro per manutenzione straordinaria e impermeabilizzazione degli edifici scolastici lotto 2B per 137.000 euro. Lavori di manutenzione straordinaria e edifici scolastici sottoposti a tutela, 870.000 euro. Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria e impianti di trattamento aria, 150.000 euro. Manutenzione straordinaria e servizi igienici, 150.000 euro. Lavori di manutenzione straordinaria e opere varie per 787.500 euro. Accordo quadro ancora per riparazioni singoli interventi strutturali vari edifici per 21.200 euro. Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici per 29.781 euro. Lavori di restauro e risanamento del Bernini per 240.000 euro. E lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del Petriccione per 1.070.000 euro, per un totale di 5.775.485 euro. Quindi anche questa delibera congedo nel rinnovamento all'ingegnere Gaudino, che possa essere una delibera successiva più puntuale relativamente all'impegno economico per ogni singolo accordo quadro. Grazie. Ok, passiamo quindi alla votazione del punto. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti, immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Poi punto 13. Punto 12, finanziamento di due tipologie di interventi afferenti all'attività manutentiva straordinaria e al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade, applicazione dell'avanzo di amministrazione euro 7.763. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti, immediata esecutività dell'atto, come prima.
Variazione di bilancio per l'applicazione dell'esercizio 2024, fondi accantonati per spese correnti ai sensi dell'articolo 187 per euro 1.727.517 per consentire il pagamento della sentenza 6.662 resa dal Tribunale Civile di Napoli, 1.727. La parola al consigliere Marrazzo. Vorrei sapere questa sentenza a quale appalto, perché questo riguarda un appalto, a quale appalto riguarda e se nelle more, visto che la sentenza è del luglio 2024, è stato appunto impugnata questa sentenza. Ti ricordi? Come devo fare? Marrazzo, se te la mantiene dopo. Un attimo. Devo uscire, riassumere. Ma già stenese, no? Preferivo uscire, però se mi devo stenere mi astengo. Facciamo così. A quale immobile risulta per quanto riguarda una scuola e se abbiamo fatto, abbiamo impugnato la sentenza? Nelle more che facciamo il riconoscimento. Questo è il riconoscimento, che? La causa della sentenza. Perciò Felice dice che... Chiedo scusa, forse riguarda me. Io non posso votare. Non è un appalto però. Vai, la parola per la scuola di Gaudini. Voglio precisare che la sentenza di cui stiamo parlando non è un appalto, ma si tratta di una sospensione di IVA che avemmo nel lontano 2000, a mia memoria, 2011-2012 per il servizio di termogestione, in cui c'erano dei pareri ministeriali che prevedevano che la quota di IVA da mettere in liquidazione potesse essere diversa dal 19 al 20%, quindi fu messa prudenzialmente da parte dell'amministrazione la quota ovviamente minore e fu accantonata la differenza. Questo per ad onor del vero. Dopodiché è sopraggiunta la sentenza che ci ha dato torto ed oggi stiamo praticamente pagando quella che è la differenza che avevamo accantonato. Probabilmente ce ne sarà, devo dire, nel prossimo l'ho firmata stamattina, per questo vi sto dicendo, nel prossimo consiglio ci sarà anche la successiva quota parte di cui la sentenza ci ha ulteriormente condannato, però ribadisco, era un tentativo bonario, un tentativo a vantaggio dell'amministrazione che fu fatto all'epoca con una scelta ponderata nel 2011-2012, quando c'era un contrasto tra quello che prevedeva il contratto e quello che erano gli orientamenti ministeriali dell'epoca. Ok, il segretario generale vuole aggiungere un attimo una piccola considerazione rispetto a quelle che grazie, ha detto. Grazie Presidente, solo a corollario di quanto diceva l'ingegner Gaudino, si tratta semplicemente di IVA non corrisposta, perché c'era un dubbio riguardo all'applicabilità dell'IVA agevolata su un appalto di fornitura di servizi che riguardava la Consip, e la nostra avvocatura sostiene che non ci sono gli estremi per presentare ulteriormente ricorso, quindi si tratta semplicemente di corresponsione di IVA, peraltro senza interessi o spese accessorie, è un finanziamento puro dell'IVA da corrispondere. Prego. Ok, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del punto. Chi è a favore? Chi è contrario? Consigliere Laia. Chi si astiene? Consigliere Marrazzo. Immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Pasqua, quindi che se cosa dovi? Non lo so, quale che sia. Variazione, punto 14, variazione di bilancio. Applicazione dell'avanzo accantonato al fondo rischi per complessivi euro 7.350 per il pagamento della sentenza. Chi è a favore del punto? Chi è contrario? Chi è contrario? Alaia. E chi si astiene? Marrazzo. Quindi votiamo anche l'immediata esecutività del punto. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Punto 15. Lavori di riqualificazione energetica e miglioramento delle condizioni microclimatiche dell'edificio di Santa Maria la Noto.
finanziamento con avanzo di amministrazione per euro 2 milioni di euro. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti, immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Variazione di bilancio di previsione anno 2024 per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione esercizio 2023, fondi vincolati di parte corrente per euro 2.550.000. Chi è a favore? La parola al consigliere Alaia. Non si sente. Ci potete illuminare un attimo su questa cosa, ingegnere? Come? Chiamate un attimo il ragioniere capo, per favore. Enzo, chiama un attimo un ragioniere a Grimaldo. Raffaele! Arostai! La variazione di 2.500.000. Consigliere Alaia vuole sapere dove vanno a finire. Raffaele, illuminaci un attimo su questa vicenda. Sì. Quale vicenda? Punto 16. La delibera, segretario, per cortesia. Fondi vincolati, consigliere. Allora, questa è una variazione di bilancio che applica al bilancio. Microfono. Quello grande. Allora, questa è una variazione di bilancio che applica l'avanzo di amministrazione del 2023, parte vincolata, al bilancio 2024. Il vincolo deriva dal fatto che trattasi di somme che la Regione Campania assegna alla città metropolitana nell'ambito delle attività dei corsi office. Sono formazione, questo viene dalla direzione scuole, dovrebbe essere, cioè, quindi dottore De Angelis, quando l'abbiamo fatti questi corsi? Sono fondi vincolati, no, questo è, sono da farsi evidentemente per questa parte, perché come si legge nell'atto è stata accertata la somma di 4.187.000. E poi in sede di riaccertamento dei residui 23 questa somma è confluita nella quota vincolata. Ora per 2.550.000 si prende dalla parte vincolata e si applica al bilancio di quest'anno. A partire da questo momento, diciamo dal momento successivo all'applicazione, entra in gestione. No Raffaele, allora non ho capito, scusa, questi sono soldi nostri o soldi della Regione Campania? Sono soldi nostri assegnati a noi dalla regione con un vincolo di destinazione. E che facciamo con questi 1.500.000? Ma non è questo l'atto in cui bisognerebbe chiederlo al dottore De Angelis se c'è. Scusate, dimmi che 2.500.000, cioè non si sa che facciamo. Voi stiamo mettendo da parte. Scusa, a me mi sembra una cosa poco gradevole. Scuole. Questa è una fase in cui. Allora posso. Cioè, in realtà io che non sono, diciamo, il dirigente competente per la gestione, bene, in realtà vi posso dire che sono i corsi, il finanziamento regionale per i corsi dell'offerta formativa integrata e professionale. Allora ci sarà un successivo atto che ovviamente regolamenterà il tipo di corso e le attività che si faranno. Questo qui è soltanto l'incapenamento delle risorse regionali che la regione ci impone, perché questo vengono dati dalla regione per fare quel tipo di... Per competenza tua, ingegnere? Della direzione amministrativa. Io voglio capire un attimo una cosa, questi sono 2.500.000 che mette la città metropolitana? No, assolutamente. Allora, lo dico per la seconda volta, sono fondi regionali che sono finalizzati per le attività formative all'interno degli istituti scolastici. Quindi non sono fondi... Assolutamente no.
penso di averlo detto in chiaro, è avanzo vincolato, sono somme che la regione ci ha assegnato. No, tu hai detto erano fondi di città metropolitana. No, 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 sono fondi di città metropolitana finanziati alla regione, sono di città metropolitana nel momento in cui la regione li ha segnalati, ma vanno non a caso nella parte vincolata dell'avanzo perché hanno un vincolo di destinazione. Allora, correggetemi se sto sbagliando, la regione Campania ci dà questi 2,5 milioni di euro. Ho capito bene. Ci ha dato qualcosina in più, però 2,5 milioni. Noi questi 2,5 milioni di euro come li spendiamo? Punto. Posso sapere questa cosa? E questa è un'altra cosa. Lo ribadisco, ci sarà, ora li stiamo incamerando, sono già vincolati per attività formative all'interno degli istituti. Attività che diamo ai singoli istituti, non è che li spendiamo noi, li diamo ai singoli istituti per le attività formative attraverso una progettualità precisa che ovviamente dovremo definire, questo è ovvio. Quindi ci sarà un successivo atto. Ingegnere, come al solito, allora. Li stiamo solo prendendo. Allora, questa è una buona notizia. Praticamente noi prendiamo questi fondi dalle regioni di Campania, li gestiamo noi, poi le diamo alle scuole, decidiamo. Dobbiamo rendicontare. Allora, noi decidiamo poi di darle alle scuole per formazione, ho capito bene? Ok. Quindi dobbiamo stare sul pezzo a vedere come li spendiamo questi soldi. Esatto. Va benissimo. Dobbiamo vigilare. Ok, passiamo quindi alla votazione. Chi è a favore del punto? Chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità dei presenti, votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto, chi è a favore? Chi è a favore? E qui. Come prima, all'unanimità. Poi, punto successivo, il 17, variazione di bilancio con l'applicazione dell'avanzo per il complessivo euro 25.000 per contributo alle spese di investimento del liceo De Bottis di Torre del Greco, relativa all'acquisto di moduli di libreria. Chi è a favore del punto? All'unanimità dei presenti, immediata esecutività. Chi è a favore? Come prima. Applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 4.474 per il finanziamento di spese di investimento relativa ad intervento su edifici scolastici di competenza della direzione tecnica Scuole 2. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto? Tutti a favore, immediata esecutività, chi è a favore? Come prima. Applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 6.070 per il finanziamento di spese di investimento relative ad interventi di edifici scolastici di competenza della direzione tecnica scuole 3. Chi è a favore? Come prima, cioè tutti a favore, immediata esecutività dell'atto, chi è a favore? Come prima. Applicazione dell'avanzo di amministrazione per importo di euro 646.200 per il finanziamento. No, faccio una battuta, scusatemi. Leggendo tutti gli atti dei singoli comuni, stiamo parlando 10.000, 20.000, qua mi sto sbarbagliando con tutti questi numeri e questi soldi. 646.200 per il finanziamento di spese di investimento relativa ad interventi su edifici di competenza della direzione tecnica patrimonio. Chi è a favore del punto? Chi è contro? No, tutti a favore. Immediata esecutività dell'atto, chi è a favore? Come prima. Allora, questo qua è il punto 21, è quello che abbiamo comunicato prima, quando abbiamo fatto le comunicazioni. Quindi, variazione di bilancio con applicazione di una quota dell'avanzo accantonata al fondo rischi contenzioso per complessivi euro 350.000. per il pagamento della sentenza 5.500 del Tribunale di Napoli. Chi è a favore? La parola al consigliere Alaia. Questi 350.000 euro sono quella la prima comunicazione che tu hai fatto. Ma la comunicazione riferiva che erroneamente sul frontespizio era circa 7.000, ma nel corpo del deliberato era 350.000. Qua l'abbiamo letto bene. Va bene, chi è a favore del punto? Chi è contrario? Consigliere Alaia è contrario. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Punto 22. Intervento relativo ai lavori di manutenzione della galleria Monte Corvara di euro 5.218.872, finanziamento del progetto mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione libero. Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici. Chi è a favore?
Chi è contrario? No, a favore, a favore. A favore. A favore? Sì, sì, sì. Quindi all'unanimità. Immediata esecutività dell'atto, chi è a favore? Come prima. Intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinario per il miglioramento della sicurezza stradale, ex SS 270, anello dell'Isola Verde, dell'SPP dell'Isola d'Ischia, per un importo complessivo di euro 2 milioni e mezzo, di cui lavori per euro 1 milione e 9 e 30 oltre IVA, finanziamento di progetto mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 2 milioni e mezzo. Chi è a favore del punto? Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti a favore all'unanimità. Immediata esecutività dell'atto, chi è a favore? Come prima. No, no, ha votato a favore su questo. No, no, ho votato a favore. È quello che si fa le vacanze, l'altro non lo fanno entrare più. Ho votato a favore, altrimenti niente vacanze. Punto 24. Applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 2 milioni e mezzo per il finanziamento di spese di investimento relative ai lavori di realizzazione di una nuova palestra complesso Vitruvio di Sant'Antonio Abate. Competenza tecnica scuole. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti, immediata si astiene la consigliera Bagnale. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Chi si astiene? Come prima. Votiamo il punto 25, interventi di lavori di messa in sicurezza di rete viaria e messa in sicurezza delle strade ricadenti alle zone omogenee della città metropolitana di Napoli per importo complessivo di euro 6 milioni, di cui lavori per euro 4 milioni 8 e 20, oltre IVA, finanziamento di quota parte di progetto mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per euro 1 milione e mezzo. Chi è a favore? All'unanimità. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Immediata esecutività dell'atto, chi è a favore? Come prima. Applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 40.000 per la fornitura avente ad oggetto l'acquisto di mobili, arredi, uffici e altri beni di arredo complementari per la città metropolitana di Napoli. Una bella scrivania. Chi è a favore? Allora, immediata esecutività dell'atto, chi è a favore? Poi, questo è il, allora, poi ci sta definizione del poi c'è il punto 27, definizione del cartellone degli eventi metropolitana 24-25, approvazione della variazione del bilancio di previsione per euro 7.856.500 e del processo di collaborazione, autorizzazione sul bilancio pluriennale 24-25 ai sensi dell'articolo 42. Su questo punto ho presentato un emendamento ad oggetto definizione del cartellone, lo leggo, emendamento alla proposta numero 343, definizione del cartellone degli eventi metropolitani 24-25, approvazione della variazione di bilancio di previsione per euro 7.856. A seguito della nota di indirizzo a firma dello scrivente, la dirigente della direzione gestione amministrativa e governance istituzionale ha avviato il procedimento per la costituzione del cartellone eventi 2024. Il Comune di Monti di Procida, nel riscontrare la manifestazione di interesse per mero errore, ha inserito uno degli interventi da programmare solo nella parte descrittiva, omettendo di riportarla nella scheda di progetto. A seguito di soccorso istruttorio, tale situazione è stata sanata. Si rende pertanto necessario richiedere l'incremento della missione programma 0502, titolo primo anno 25, di euro 13.500. mediante riduzione del fondo di riserva, missione programma 2001 titolo primo. Si precisa che l'importo totale, così come attribuito al Comune di Monte di Procida, è nei limiti delle risorse attribuibili previsto dalla tabella allegata alla delibera. Nel senso che il Comune di Monte di Procida non ha né un euro in più né un euro in meno, quello così come avevamo già stabilito per tutti i comuni per quella fascia di abitanti. Quindi chiedo di votare prima della delibera l'emendamento e poi votiamo anche la delibera. Chi è a favore della proposta di emendamento? All'unanimità dei presenti. Quindi votiamo adesso la delibera numero 27 emendata con il nostro... quindi chi è a favore della proposta di delibera? Tutti a favore, immediata esecutività dell'atto, chi è a favore? Come prima. Punto successivo, punto 28. Istituto Scolastico Munari di Castello di Cisterna.
finanziati dall'Unione Europea per euro 5.457,60. Chi è a favore della... Chi è a favore dell'atto? Ok, votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima, all'unanimità. Punto 29. Variazione del programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi sulla base delle esigenze dell'area gestione e valorizzazione del patrimonio scolastico e dell'area gestione del demanio stradale. Chi è a favore? Prego, prego. Enzo, vieni, vieni. No, io non ho fatto neanche una domanda. Ti fa l'interrogatorio. No. Scusami. Perdonami. Enzo, Alaia, questo è patrimonio. Al limite quella del Pressamonda. Strade. Ho colletto. Esigenze dell'area gestione e valorizzazione del patrimonio scolastico. Allora non tuo. No, scusa. Stai peccando nei confronti della dottoressa Mondo, che non ci vuoi parlare con lei. No, io voto tutto quello che dice la dottoressa Mondo. Ok, chi è a favore? Tu all'unanimità, immediata esecutività dell'atto. Ok, come prima. No, Treviso lo trovano a Mondo, non a te. Passiamo al punto successivo. Progetto realizzazione della palestra Niccolò Braucci. Variazione di bilancio per euro 3 milioni. Chi è a favore? Ah, la parola alla consigliera Tanir. Mannaggia. Allora, volevo brevemente rappresentare questa proposta al Consiglio Metropolitano, che nasce da un'esigenza in particolare, che è quella che l'istituto dove oggi è ubicato il liceo scientifico Braucci di Caivano è un istituto già incomodato da parte del comune di Caivano, dove ormai da tempo Città Metropolitana ha apportato tutte quelle che sono le migliorie per adeguarlo quanto più alle esigenze formative dei ragazzi. Manca appunto di una palestra, c'è soltanto un piccolo cortile dove in passato è stato adeguato a campetto, dove i ragazzi possono soltanto in primavera magari svolgere attività all'esterno, ma manca del tutto quello che appunto è una struttura sportiva. Adiacente, quindi sempre facendo parte della struttura, il comune di Caivano, nella persona del commissario prefettizio, ma in particolare del commissario di governo siciliano, si è avviata questa interlocuzione per la cessione gratuita del terreno per consentire quindi poi la costruzione della palestra. Ora, nel corpo della proposta è stato ben rappresentato quello che è la nota che è arrivata da parte del commissario di governo. Secondo il decreto Caivano loro avranno la possibilità di usufruire di quelle che sono le procedure semplificate, per cui si è stabilito che effettivamente quelli che saranno la parte che verrà gestita da commissario di straordinario per il risanamento del territorio del comune di Caivano, per cui da parte di Città Metropolitana ci sarà un'ordinativa appunto alla guidazione di pagamento e quindi poi il collaudo, mentre tutto il resto, quindi per quanto riguarda la determina a contrarre, esecuzione dei lavori, per quanto riguarda la regolare esecuzione, la correttezza di tutte le linee e quant'altro, la nomina anche dello stesso responsabile del procedimento sarà a carico del commissario straordinario di governo. Proprio in virtù del decreto Caivano, che ci consente quindi una accelerazione rispetto a quella che poi sarà la fase esecutiva e quindi poi di consegna della palestra. Pertanto poi mi riposto totalmente quindi alla proposta. Grazie Presidente. Ok, quindi mettiamo a votazione il punto. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti. Mettiamo anche l'immediata esecutività. Chi è a favore? Come prima. Qual è il modo che dobbiamo fare? 31. Promozione dello sviluppo economico e sociale, approvazione del progetto della Fondazione Cives per euro 300.000. Chi è a favore?
Chi è contrario? Chi si astiene? Il consigliere Alaia. Immediata esecutiva dell'atto. Chi è a favore? Chi si astiene? Ok, come prima. Variazione di bilancio previsione 24-26 per l'applicazione della quota dell'avanzo accantonata a fondi rischi contenziosi per complessivi 849.150 per il pagamento di una sentenza numero 8747, condanna in solido comune di Casoria, Malleva, Allianz. Chi è a favore? Ok, all'unanimità, immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Peppe. Ok. Abbiamo votato anche le immediate esecutività. Applicazione quota dell'avanzo libero di amministrazione 2023 per complessivi euro 100.602 inerente il progetto lavoro di costruzione della cittadella scolastica. Chi è a favore? Ok. Immediate esecutività. Chi è a favore? Come prima. Servizi di ingegneria e architettura al punto 34. Servizi di ingegneria e architettura relativa al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Variazione di bilancio per un importo di euro 1.200.000 euro. Chi è a favore? Ok, all'unanimità. Chi è immediata esecutività dell'atto? Chi è a favore? Come prima. Variazione di bilancio 24-26 a seguito della ricognizione finale degli stanziamenti di entrate e di spesa. Chi è a favore? Immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Sempre all'unanimità. Come prima. Modifica programma triennale dei lavori pubblici per l'elenco annuale approvato con delibera del Consiglio metropolitano. Chi è a favore? Immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Sempre all'unanimità come prima. Adozione del programma triennale dei lavori pubblici. Chiudete un po' questa porta, per favore. Grazie. Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 25-27 dell'elenco annuale. Chi è a favore? Tutti all'unanimità, immediata esecutività. Chi è a favore? Come prima. Approvazione del regolamento. Approvazione del regolamento per l'abilitazione alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata. Norme in materia ambientale. Chi è a favore? All'unanimità. Immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Approvazione del regolamento per l'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica. Ah? Quel punto 38? Ah, e gli emendamenti dove stanno? Allora, datemi un attimo gli emendamenti, no, perché dobbiamo votare prima gli emendamenti. Prima gli emendamenti e poi il regolamento. Diciamo. Okay. Datemi un attimo gli emendamenti. Ma sono semplici, tre regolamenti, i tre... li conosciamo, l'abbiamo dimenticato. Sì, i primi tre punti sono per una verifica del certificato antimafia, il quarto punto è diciamo, i controlli che vengono fatti insieme alla Polizia Metropolitana e il quinto punto è quello di creare, il quinto emendamento, una mappatura generale di tutti i siti che abbiamo in città metropolitana per agevolare sia le aziende che i cittadini qualora devono conferire o acquistare rifiuto per rimetterlo diciamo, in circolazione. Cioè, questi sono i cinque emendamenti. Chi è questo? Grimaldi dove sta? I pareri, è corredata di pareri questo emendamento? Sì, un attimo solo. No, sono concordati con gli uffici ovviamente sì, sì. E con il ragionamento. Scusami Raffè, gli emendamenti presentati dal consigliere Andreozzi sono già stati, tengo già il tuo parere? Sono tutti tecnici, non ci sono... Un attimo solo. Sì. Allora facciamo una cosa, nel frattempo questo Sarno punto... Sarno li ha già espressi, vero, i pareri? Eh? Sarno li ha già espressi i pareri di regolarità tecnica. Gli ingegneri sanno già espresso i pareri sì, su questa proposta? Sì. Già li ha espressi, ok. Favorevoli. Sì, sì. Già sono favorevoli da parte degli ingegneri Sarno, ok. Allora facciamo una cosa, nel frattempo che il ragioniere capo li legge un attimo, questo lo può dare successivo. In aula, noi andiamo con i punti successivi. No, l'articolo, diciamo, il punto 39 recepisce soltanto norme nazionali, pertanto rimane invariato, è soltanto l'approvazione del regolamento con il ricepimento di alcune norme nazionali. Non si ho capito, però diciamo noi dobbiamo fare la proposta con l'approvazione degli emendamenti e poi la proposta integrale. Questo punto si sposta, passiamo invece al punto 38 che ancora non è stato, quindi segretà, non è stato ancora votato.
il punto 38, si sospende questo punto e si partirà fra poco. Passiamo al punto 39, approvazione del regolamento per l'accertamento dei rapporti di controllo, efficienza energetica e esecuzione degli ispezioni degli impianti termici. Chi è a favore? Ok, all'unanimità dei presenti. Approvazione della convenzione per lo svolgimento del servizio tesoreria, chi è a favore? Qua ci vuole mi dare di più. Ok, a favore all'unanimità. Per la convenzione dell'immediata esecutività, chi è a favore? Come prima. Poi ci sono i riconoscimenti dei due debiti fuori bilancio. Allora, leggiamo come facciamo sempre i punti. Allora, punto 41, chi è a favore? Immediata esecutività, all'unanimità dei presenti. Allora, segretà, per verbalizzare, quando votano all'unanimità dei presenti, significa che io vado avanti, punto 42, senso che lo ripeto sempre. Quindi punto 42, chi è a favore? Ok, quindi va bene così. Quindi punto 42, chi è a favore? Chi è contrario? Consigliere Alaia, quindi... Contrario, Alaia è contrario a tutti i punti. Quindi 42, immediata esecutività come prima. Punto 43. Che succede? No, niente, però sei in aula, a fianco ragioniere. Sì, quindi chi è, 43, chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Immediata esecutività, chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. 44, chi è a favore? Come prima. Immediata esecutività, come prima. Punto 45, chi è a favore? Come prima. Chi è... Immediata esecutività, come prima. 46, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 47, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Quindi sempre all'aia contrario. Punto 48, chi è a favore come prima, chi è contrario come prima, immediata esecutività come prima. Punto 49, chi è a favore come prima, chi è contrario, chi sia immediata esecutività come prima. Punto 50, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Punto 51, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 52, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 53, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Punto 54, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 55, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Punto 56, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 57, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Punto 58, chi è a favore come prima, chi è immediata esecutività come prima. Punto 59, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 60, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 61, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Punto 62, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 63, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 64, come prima, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 65, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 66, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Punto 67, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Punto 68, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Punto 69, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 70, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 71, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 72, chi è a favore come prima, immediata esecutività dell'atto come prima. Ne approfitto, chiedo scusa perché all'inizio dell'aula ho dimenticato, perché il consigliere Nocerino è ammalato e mi aveva mandato la comunicazione per la giustifica, non l'avevo fatto presente prima ai lavori dell'aula. Punto 73, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 74, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 75, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 76, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 77, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima.
Punto 78, chi è a favore come prima, chi è immediata esecutività come prima. Punto 79, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 80, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 81, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 82, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 83, chi è a favore all'unanimità, chi è immediata esecutività come prima, immediata esecutività come prima. Quindi riprendiamo il punto 38. Va bene? Ok, quindi sono dotati di pareri, possiamo dire che lo scrivete. Ok, la macchina. Allora, quindi portiamo a conoscenza l'Aula che gli emendamenti presentati dal consigliere Andreozzi, che si riferiscono solo ed esclusivamente a emendamenti di natura tecnica, sono dotati di tutti i pareri da parte dei dirigenti, alcuni dei quali dalla parte del ragioniere capo non sono dovuti. Quindi le proposte di emendamenti sono muniti dei pareri, quindi passiamo alla votazione emendamento per emendamento e poi votiamo la proposta integrata dagli emendamenti. Quindi votazione dell'emendamento numero 1, chi è a favore? All'unanimità dei presenti? Prego, consigliere Lai. Ti faccio la fotocopia degli emendamenti. Fategli una fotocopia degli emendamenti. Ok, non muori di tutto così. Voi si assegna, ha ragione, perché non ho avuto modo di visionarli, non ha potuto... Noi li abbiamo visti tutti quanti, quindi li abbiamo anche studiati, perciò hai ragione. Allora, quindi passiamo, visto che il consigliere Alaia si astiene, poi passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi si astiene? Oh, ok. Quindi tutti a favore, si astiene il consigliere Alaia. Poi emendamento numero 2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Sempre Alaia. Quindi passa l'emendamento. Quindi tutti a favore tranne Alaia che si astiene. Emendamento numero 3. Chi è a favore? Chi si astiene? Come prima. Emendamento numero 4. Chi è a favore? Chi si astiene? Come prima. Emendamento numero 5. Chi è a favore? Chi si astiene? Come prima. Ok, quindi votiamo la proposta numero 38 integrata dagli emendamenti che abbiamo votato precedentemente. Chi è a favore della proposta? Ok, all'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutiva. Ah, non ci vuole. Tanti saluti a tutti quanti. Caro Felice, sei sempre con noi. Un abbraccio forte.